e andiamo all'evento successivo, guardate che cosa si fa. Diventa una cosa da sbandieratore, è così veloce nell'alzata che questa bandierina parte e è ancora più abile nel riprenderla, diventa una cosa, come dire, incredibile. Sembrava un palio di Siena. Tuttavia, al di là, come dire, dell'evento spettacolare, ho voluto sottolineare la bravura rispetto anche al primo intervento, cioè questo evento è frutto del fatto che lui veramente era molto concentrato, molto reattivo, la bandierina gli sfugge, è fortunato nel riprenderla, tutto bene. Questo evento che adesso vediamo invece è stato un po' sottovalutato, è un contatto all'interno della rigore, siamo verso il finire della partita, 4-1, l'arbitro è vicino e dà una lettura a mio giudizio errata, perché questo è calcio di rigore. Di Vaio supera Santa Croce, il quale, come dire, solleva la gamba destra vedendo superato e lo atterra. Questo è calcio di rigore. E questo episodio, come dire, è passato un po' sotto silenzio, insomma. Capisco il 4-1, però naturalmente, come dire, proprio perché evidentemente è un argomento sul quale affrontare una valutazione tecnica, non sul piano, come dire, del risultato, perché il risultato era già scontato, tuttavia, soprattutto all'immagine dal basso, ha meravigliato il fatto che l'arbitro fosse vicino e lo ha colto in maniera totalmente differente, perché addirittura fa cenno di proseguire, tant'è che Di Vaio si lamenta. Sì, però non ha preso la palla Santa Croce, perdonate. No, prende la palla però, con quella gambetta, mi sembra che prende prima la palla. Sembra. La gamba è alta. La palla. A mio giudizio la gamba è alta. Cervasoni ci deve ha preso prima la palla, figura a Fabiano. Ha preso prima la palla, poi ha preso la mio giudizio, a quel punto era lui in vantaggio. A mio giudizio la gamba è alta. A mio giudizio, come dire, cioè, avevamo solamente il dubbio che fosse Di Vaio che andasse verso, invece Di Vaio tenta assolutamente di superarlo e ne viene chiaramente ostacolato. Ma il ragazzo è io anche sul tocco di palla ho qualche dubbio, tuttavia. Sì. No, io quello che devo dire, che sei sempre prezioso, grazie perché cogli sempre delle cose. Quello che secondo me l'interpretazione dell'arbitro, e parlo proprio da uomo del bar, è stato il fatto che Santa Croce avesse prima preso il pallone. E che quindi la palla comunque si era allontanata e Beppe l'attaccante non poteva rifare il pallone prima. E infatti, scusate, voi siete gli esperti, io ho detto quello che penso io da uomo del bar, secondo me. Tuttavia, se vogliamo, come dire, fare un'analisi di quello che evidentemente l'arbitro ha colto, forse Peppe ha ragione. Evidentemente l'arbitro è stato influenzato da questo aspetto, perché è stato molto deciso. Certo. Vediamo l'ultimo poi episodio. Anche questo è un fallo un po' duretto. Siamo al termine della gara, quindi evidentemente cioè, questo è Sosa su Ekdal. E qui, come dire, voleva terminare senza ammonizioni. Dice siamo alla fine, come dire, abbiamo dato un criterio complessivo, la concludiamo senza ammonizioni. Massimo, quindi cioè, i giocatori del Bologna ne hanno fatti niente. I giocatori del Bologna ne hanno fatti niente. Hanno preso quattro palloni. Abbiamo preso queste moviole, le può fare solo quando vinciamo 4-1. Bravo, esattamente. Mi dispiace solo per Malesani, che ho avuto il piacere di conoscerlo, è che è una persona molto simpatica, devo dire, è una persona, è un uomo, credo, di veramente di cuore. Ma ha fatto un cambio ieri allucinante, secondo me. Beh, ma è amico nostro, no? È stato amico. Ha aiutato anche con quel cambio tra il primo e il secondo tempo. Cambia al nostro vantaggio. Al nostro vantaggio. Eh sì. Allora, grazie. Di nuovo, alla prossima, grazie a tutti. A te la parola! Beata tra le donne! Beata tra le donne, ha detto Malesani, se ci avesse dato Amsic e Cavani, anche noi avremmo fatto. No, Lavezzi e Cavani. Non ti confondere. No, ha detto Amsic, io ho letto Amsic. Allora tu leggi male, perché io ho parlato poi con Malesani. Barbara, ma pure tu. È il giornale. Ma pure tu, Barbara. Chi... Non l'ho fatto apposta, non lo volevo perché... fare. No, la questione è tra chi ha fatto il titolo e chi ha fatto l'articolo. Ne abbiamo già parlato con Tony. Vabbè, comunque se non l'ha detto l'ha pensato, ne sono certa. Pur di arrivare in porto dite che Lavezzi, così la Ha detto che voleva il Tocio anziché Cavani e avrebbe fatto una partita diversa, ma sono con Dino Bove che è tornato a trovarci. Dino Bove, che fine avevi fatto con la tua armata nuova? Siamo stati poco in giro per fare i nuovi programmi per la prossima stagione, i nostri prodotti. Nuovi programmi in che senso? Diciamo perché apriamo la scelta dei prodotti che andiamo a fare nuovi, quindi siamo stati molto impegnati.
Quindi ci aspettiamo grandi cose da Armada Nueva, come il solito. Dino, ma in Cina hai perso la voce, prima ti vedevo la cosa più forte. Aveva una voce più... Sì, ho anche perso un po' di voce. L'hanno fatto gridare un po' troppo. Ma invece vorrei che la camera mi seguisse, perché di fianco a me ho due calciatrici della Carpisa Yamamai. Due bellissime ragazze, peraltro. Lei è Alicia Pignagnoli ed è il portiere, perché mi ha appena spiegato, si dice portiere e non ha l'accezione femminile, e lei invece è Brittany Mass, ho detto bene? Sì, che è una centrocampista. Io ora vorrei chiedere una cosa a Brittany, dovete sapere che c'è stata la finale per arrivare ai mondiali, vero Alice? Alice mi farà da traduttrice in questo caso, perché sennò... veramente il mio inglese è pessimo. Quindi la finale per andare ai mondiali, USA contro Italia del calcio femminile, e l'abbiamo ahimè perso nell'andata a Padova. Abbiamo perso proprio 96. Ah, che bello! Nell'ultimo minuto di recupero abbiamo perso, hai capito? Andiamo a vincere a Pasadena. Abbiamo buscato il sesto. A Chicago. Si stanno confrontando. Allora... A Padova abbiamo perso. Quando ci senti la voce di questa ragazza americana? I thought it was a very good game. It wasn't an easy win for the U.S. Italy had a very defensive game and made it very hard for the U.S. to create opportunities. Beh, ovviamente io ho capito tutto, però lo faccio fare ad Alice. Peppe è arrivato, lo saluto. Anch'io ho detto il coso San Paolo. Oh, quella lì. Aita! Era tarantella, ma lo hai trovato a meravigliare! Ha parlato della nazionale! Dai! Lei parla italiano? No, quella italiana! Alessandri Reggio Emilia, non ti capisco quanto questi qua, this, sono brancato of ignorance. Ehi, guarda che la lettera! So crap, ecco. Ragazzi, what's your name? Brittany. Britain Moss. Britain Moss. Sweden America, no! Alice, chiedi scusa a Brittany da parte nostra. Vabbè, insomma, il ritorno a Chicago lo vinciamo noi o lo vince l'America? America. Una risposta secca, una cosa. It's hard to say. I don't want to upset anybody. But I think it could go either way. È difficile da dire, però entrambe potrebbero vincere. Alice, invece un'altra cosa, Italo, aiutami a dire. No, ma la notizia più bella, noi dispiaciuto tantissimo. Le giovani ragazze che hanno combinato. Noi dispiaciuto tantissimo che la nazionale italiana ha perso una grande occasione con la squadra campione del mondo a Padova davanti a 6.000 spettatori, che sono tanti in Italia, per una partita di calcio. Al 96esimo ha perso questo spareggio, però se lo giocherà a Chicago. Ma la notizia bella viene da Napoli. Dilla perché tu, ieri Italo, dilla. Si è giocato due gare per la prima volta nel calcio campano di squadre femminili, esordienti e giovanissimi del Carpisa Yamamai, hanno battuto gli uomini. Vi volevo far vedere, Enrico, quel progetto della management fedele sul calcio giovanile. Io ti volevo far vedere in faccia i genitori di queste squadre, di futuri campioni maschili, speriamo, che le hanno prese dalle ragazze ieri. Sì, per la prima volta nel calcio campano è successo questo. Io ringrazio Alice Pignagnolo, ringrazio Brittany Mass, thank you. Ringrazio il legale della trasmissione, Olga Porta, ossequi signora, va tutto bene, tutto bene, tutto bene. Ma non la ringrazio. Ima l'ho ringraziata la settimana scorsa, la nostra produttrice.